Fabrizio, cosa ti aspetti di questa giornata? Ma guarda, diciamo che già l'esperienza in sé penso che basterebbe. Però non mi dispiacerebbe prendere una cernia, che è uno dei pesci che da un po' di tempo prendo di meno. Torno con una cernia tanto poi. Ci proveremo. Non mancheranno sicuramente le occasioni. Il viaggio dovrebbe durare intorno alle 4 ore, per cui per recuperare energie in vista dei 2 giorni di pesca che saranno molto impegnativi, a turno i componenti dell'equipaggio si alternano al timone e riposano, o approfittano per sistemare le attrezzature. Piero, ogni quanto ci si riesce a venire qua in bagno? Non ci vedi spesso? Allora, sono rare le occasioni in cui si può andare ai banchi. Non è facile trovare 2 giorni di mare completamente piatto per avventurarsi a queste distanze. Di solito 4-5 volte l'anno si riesce ad andare ed è sempre un'emozione nuova. Durante la preparazione dell'avventura non sono ovviamente mancati i racconti delle esperienze precedenti. In molti di questi racconti è stato presente lo squalo bianco, avvistato da più di una persona anche in prossimità delle risalite. Effettivamente un minimo di preoccupazione da parte mia c'è, ma va dissolvendosi mano a mano che si avvicina il momento dell'entrata in acqua. Sto seguendo Pietro Cudia nei primi tuffi. Ho pescato con lui già diverse volte, ma sempre in acqua molto bassa in cerca di spigole e di orate. È la prima volta che lo vedo impegnato in tuffi profondi. Dello stile personale molto dinamico che avevo avuto modo di osservare nell'acqua bassissima, Pietro mantiene il suo tipico ritmo sostenuto durante le fasi in superficie, mentre nella fase subacquea appare molto più lento e rilassato. Durante un aspetto Pietro viene investito da un folto branco di barracuda di medie dimensioni che si avvicinano con il loro tipico incedere aggressivo. Lasciati sfilare i primi, Pietro decide alla fine di catturarne uno. Una l'ho beccata. Bella? Discreta, buona. Bella. Ah, bella azione, sì. Vieni. C'hai la videocamerina? Sì. Ripresa? Pietrino ha ripreso con la videocamera sul fucile la bella azione di pesca che ha portato alla cattura della cernia. Un'azione complicata che alla fine ha richiesto un secondo tiro per il recupero del pesce che si era liberato. Pietrino e Francesco stanno pescando a poca distanza da noi, ma su fondali più impegnativi. Sapendo che non mi piace pescare fondo e che quindi nel resto dell'avventura non avrò molte occasioni, mi ha invitato a tentare io la cattura lasciandomi il fucile. Accetto volentieri, anche se devo dire che in questo ambiente così particolare la bramosia della cattura non è particolarmente spiccata, diluita com'è in un mare di altre sensazioni. Localizzo finalmente il dotto nello spacco. È un bel pesce, messo abbastanza bene, ma con il 90 l'operazione non è semplicissima, tanto più che c'è la videocamera montata. Pietro, che è sulla mia verticale, vede il pesce uscire e poi rientrare nello spacco passante. So di averlo colpito molto bene, quasi fulminato, e non ho quindi paura di perderlo. Al tuffo successivo riesco a recuperare il bel pesce senza particolari difficoltà. Il dotto normalmente ha abitudini diverse da quelle della cernia e si intana molto più raramente, preferendo nuotare in acqua libera, dove è uno dei pesci più difficili da insidiare per il pescatore in apnea. Trovo che sia uno dei pesci più belli in assoluto ed anche uno dei più buoni da mangiare. Prima di partire, speravo di riuscire a catturare una bella cernia, ma con questo dotto sono ancora più contento.